Ciao ragazzi, stasera siamo stati a Castelnuovo dei Sabbioni, in provincia di Arezzo. Questo paese è disabitato da tantissimo tempo e è stato scenario di molte tragedie. Tante persone si sono suicidate gettandosi dal ponte alto 20 metri che collega la statale al paese vecchio. È stato scenario negli anni 40 anche di una strage causata dai nazisti che uccisero 73 persone. Quindi è un luogo intenso e ricco di tristezza. Io vi consiglio di usare le cuffie per guardare il nostro video, alzare bene il volume e segnalarci nei commenti delle cose che possono esserci sfuggite. Ciao ragazzi, oggi ci siamo infrascati in un posto veramente impervio. È un'altra città fantasma, un altro paese fantasma della nostra zona, e siamo riusciti fra le macchie ad entrare in un edificio abbandonato. Qui la porta è murata, il piano continua e vorrei girare la telecamera. Allora, la storia di questo posto è un po' inquietante. Occhio sempre adagio. Sì, anche qui. La storia di questo posto è inquietante perché è stato abbandonato negli anni 50, perché c'erano delle miniere e dovevano scavare molto vicino al paese, e poi è stato graziato e c'è un passato un po' turbolente questo paese, perché noi andiamo molto ad agio perché è stato abbandonato perché, appunto, come ripetevo, i minatori hanno passa lungo il muro, Vane. Hanno abbandonato l'ambiente e è famoso nelle nostre zone perché qui vicino c'è un ponte altissimo e durante la storia sono avvenuti svariati suicidi. Guarda bello questo. Tutto Sport, domenica 26 maggio del 1972. E senza contare il fatto che durante la guerra furono massacrate 73 persone che vivevano in questo paese dai nazisti. Ora il paese è stato recuperato in qualche modo per fare una sorta di museo dei minatori, museo delle miniere, però diciamo è tutto completamente deserto il resto del paese. Noi siamo riusciti a entrare da là dentro, adesso proveremo a fare anche, se c'è possibile, una randonauticata. Sempre attento a dove metti i piedi, amore. Qua cosa c'è? Noi dovremmo, credo, da questo passaggio, bene, quello che volevamo. C'è più stretto. È normale, sì. E poi ci si orienta che tu vedi. Ma voglia te. Guarda Bellini. C'è una borsa. Vabbè, è una borsa vecchia. Vedete, i pipistrellini, qui c'è una borsa, direi bella vecchia, ovviamente vuota, peccato. Qui cantine, ricordiamo il numero 42, civico 42, perché è l'unica. Ehi,
è l'unica strada che ci consentirà di tornare alla macchina per non scavalcare eventuali cancelli che abbiamo evitato. Hai acceso la torcia in testa per te? Non l'avevo fatto. Ecco qua, siamo nel disagio più totale, al contrario di Poggio Santa Cecilia, questo paese è totalmente abbandonato. E col fatto che comunque ci sono state un po' di morti violente, posso andare avanti? Sì. Ci pareva interessante venire qua. Esatto, ma là sopra la luce è accesa, ma perché c'è il museo. Vedete, qui crolla tutto, le piante si stanno rimpadronendo di questo piccolo borgo che il comune avrebbe messo quasi in vendita per cercare di riportarlo in vita. Qua credo non si vada da nessuna parte, o meglio, si dovrebbe andare da qualche parte, perché qui ci sono delle pannellature, vedete. Siamo sotto la chiesa e il museo. Vediamo se qua. Macchina. Sì, forse qua si riesce. Sì, qua siamo. Siamo praticamente nella zona ristrutturata. Oh, civiltà, civiltà. Questo non ci sono le telecamere. E se ci sono le telecamere? Sì, lì ci sono, guarda. No, no, vieni via. Non è il caso. Vabbè, rimaniamo nella zona. Che quella città. Dovremmo ripassare dalla casa. Allora. Noi abbiamo scaricato giusto oggi e il problema è che da qui non so poi l'accesso a questa casa è... No, vedi, è lì l'accesso, però come si fa? Ah, sì. È preso dalle piante. Da lì, sì. No, no. No, assolutamente, anche perché comunque... Non si sa come sono... Non siamo attrezzati e i solai sono quello che sono, insomma. Io direi di provare. Provo. Allora, prova con la nuova creazione. Yes. Abbiamo scaricato una spirit box. Io direi di fare un passaggio troppo veloce. Siamo a 150. C'è qualcuno qui che vorrebbe contattarci o parlare con noi? C'è qualcheduno che vuole parlare con noi? No. Io provo con l'altro. Sì, ma questo è bellino perché ci dà... Aspetta, provo un altro. Mettilo offline, il telefono, casomai. Ci siamo avventurati perché questo è un paese che praticamente è sotto casa nostra. C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi?
Se c'è qualcuno che vuole interagire con noi, facciamo vedere la lancetta. C'è qualcuno che vorrebbe parlare con noi? Scusa. Niente. No. Se volete interagire con noi, fate muovere la lancetta. Io proverei a usarlo dentro la casa. Anch'io. Che cos'era per noi? Era un cicolio, ora vado. Era un cicolio. Non tira, non c'è una riferimento. Ora si è fermato completamente. Ce la fai a passare sotto al fico? Sì, sì. Mi sembrava che venisse da qua. Qui c'è una porta chiusa. Tu stai inquietantissimo, eh? Guarda. Non si sente più nulla. No. Se proprio non ci voglio tipo di una manovella arrugginita. Mi dai, dove l'hai la luce quell'altra? Ok. Dicevo, prova a riaccendere la macchinetta offline lì, per favore. No, aspetta, basta questo. Ah, tu dici. Quale dici te? Quella che fa, quella nuova. Qua. Vogliamo salire queste scale? C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Sì, ho sentito? C'è qualcuno che vuole interagire con noi? Ti ha detto Spirito Santo? Ti sentiamo, sentito, senti? Vuoi interagire con noi? Era bene. Come ti chiami? Non avere paura. Siamo venuti qui per capire che cosa è successo in questo posto. So che ci sono stati tedeschi che hanno fatto tanto male. Se vuoi raccontarci la tua storia, fallo pure, siamo qui. Attenta, amore. Aspetta. Che ha detto? Mi sembra avesse detto vieni su. Sì? Noi siamo su, siamo qui da te. Vuoi che saliamo le scale? Yeah.
sono delle voci ben distinte. Non salire quelle scale. No, quelle sono brutte, brutte. Oddio, non, non, non le salire. No, 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 però volevo vedere. Volevo vedere questa casa. No, mi sembra più pergolante quella, non, non mi fido. Te ti ho messo male. Che ne sa se fosse qualcuno ci vuole far salire per... Lo facci male, magari. Come ti chiami? Rallento la velocità, provo a cambiare frequenza. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Ti provo a accendere l'altro. Non avete paura. Provo a accendere quell'altro. Aspetta, devo metterlo fuori. Molto interessante questa situazione. C'è qualcuno che vuole interagire con noi? Se vuoi parlare con noi, fai muovere il cursore. Ecco. Oh, si è acceso il verde. Sì, vabbè, è un segnalino. Ci sono anche i pipistrelli, intanto che hanno preso possesso. Se vuoi parlare con noi, fai muovere la lancetta. Bellini. Come fanno lo schifo? Puoi muovere la lancetta se vuoi parlare con noi? Oh. Zitto. Scusa, qui è veramente pericolante. Siamo venuti qui per sapere la vostra storia. Se qualcuno volesse interagire con noi... Si è mosso. Si è mosso? Si è mosso appena, sui verdi. Prova a alzare un po' la sensibilità. Siamo venuti in questa direzione, guarda. Sì. Puoi muovere la lancetta? Se vuoi parlare con noi. Sarà rilampeggiato. Puoi far muovere la lancetta? Guarda, si è rimosso. Zitto. Ma sulle campane. Sì, le campane è vero, ma... Sei contento che siamo qui? Ci fai capire? Se ti avvicini, questa luce si accenderà da sola. Ma un po' si muove. Se ti avvicini a queste luci, diventeranno qua, colorate. In questa direzione è peggio. Guarda. Puoi vedere? Guarda. Sì, vedo. Sempre adagio, con questi solai, perché... Puoi far muovere la lancetta se vuoi parlare con noi?
Noi siamo venuti qui solo per capire. Da sull'esterno quella porta, no? No, la finestra. Se ci sei, fatti vedere, per favore. Rilampeggiato. Ok, solare, senti. Per farci capire, qui lampeggia, un po' lampeggia. Oh, e qui non c'è un cavo, in senso, no, non c'è nemmeno niente. Non c'è corrente, niente. Devo venire in questa direzione? Meglio di no. Non andare perché è troppo pericolante. Qui? Proviamo a riaccendere lo spirit box. Accendo il REM, se no. Anche. C'è qualcuno che vuole parlare con noi? Luce. Vieni verso la nostra luce. Ti dà fastidio la luce? Non so se riesce a leggere. Vuoi parlare con noi? Compiere. Compiere cosa? Un sacrificio? Un gesto eroico? Cosa ti è successo? Signorina. Eri una signorina? Allora, io sono la mano di... Ti stai rivolgendo a me? O te, mia signorina? Ci fai capire? Aiutare. Compiere, aiutare, signorina. Vuoi essere aiutato? Vuoi essere portato verso la luce? Probabilmente. Probabilmente. Vuoi andare verso la luce? Scherzare. Esci intanto. Dammi questa luce. Ah, sei un'entità buona? Ah, punto. Evitare. Non è buon segno, eh. Vuoi che andiamo via? Andiamo via subito. Da qui, Daniele. Sì, aspetta però, volevo un attimino più. Zio. Io direi di uscire.
Non lo so, ma è stato un po' sarcastico. Sì. Vero? Lo zio non era Mussolini. Perché tornerebbe perché vedete quante cacche di pipistrello. Bagna con... Va basso. Puoi andare avanti, me? Sì. Che vuol dire basso? Non lo so. Lì c'è un manico. Lì c'è un manico di scopa. Lì ci venivano. Avvocato basso. Forse c'era un avvocato basso. O l'avvocato basso. Qui da dove siamo arrivati? Lì. Adesso ti salutiamo. Noi ti salutiamo. Ti salutiamo. Non andare lì. No, no. Controllavo. Comodo. Beh, mica tanto comodo è entrare qua dentro. Perché ragazzi, adesso vi facciamo vedere dove siamo passati. Aspetta, spengo. Sì, salutiamo. Grazie di averci ospitato. Buon riposo. Se questo vuole andare verso la luce. Se questo vuole andare verso la luce, segue le torce. Siamo fottuti. Una battuta, amore. Ho sentito un rumore su. Che c'è? Vado a vedere? No. Ci vuoi salutare prima di andarcene? Volevo aprire una cosa. No, 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 andare su. Che cosa? No, volevo... Dammi un attimo questo. Lo vedi, non c'è? Che cosa? Quella parte lì. Quale parte lì? Mi va fuori il telefono. Questa! Vedi dove vivo non c'è? Ma dove? Vabbè. Andiamo. Faccio un paio di foto. Falle tu, ce l'hai il telefono, fa un paio di foto. Sicuramente le buste. No, è un po' la distorsione dell'effetto della telecamera, perché vedi è qui in realtà. Quella parte lassù in alto che noi vediamo lì è molto più schiacciata qui, cioè un po' di grand'angolo. No, non hai capito cosa gli dico io. La sfumatura nel muro? Sì. Non c'è. È un po' di fuori. Dov'è? Oh, ma sarà io no, adesso cosa? Tanto Vanessa scatta due foto. Allora, stiamo provando a uscire da questi rovi. Aia. Vediamo se alle spalle abbiamo aia. Qualcosa. Aia. Ora sto registrando, amore. Sì, sì, ho detto aia, Sì. Purtroppo la strada è veramente into the wild. Beh, sì.
nostro, bello, non c'ero mai stato, è un posto vicinissimo a casa nostra. Siamo dovuti entrare di sgamo perché, come sempre, aia. Amo questa, però fermalo per favore. Ai, piano, tesoro, è pieno di rovi. Eh sì, noi siamo scesi di qua. Siamo scesi da qua e adesso fatemi fare un pezzettino di scarpata e poi ci ricollego. Ci ricolleghiamo. Tornati alla macchina e siamo un po' sudatini.